2023, un anno soddisfacente. Al 31 di ottobre abbiamo chiuso con quasi 24.000 donazioni, 700 in più rispetto ad ottobre del 2022, un ottimo risultato e grazie alla collaborazione di responsabili associativi, di volontari e di donatori. Assemblea provinciale di Fides Vicenza. Numeri positivi, ma oltre le luci ci sono anche le ombre. I donatori di Fides chiedono una collaborazione con il sistema trasfusionale perché c'è una diffusa carenza di medici. Il 29 gennaio del 2024 sarà operativo, sia per l'ULSS 8 che per l'ULSS 7, il nuovo programma informatico regionale di prenotazione per i donatori di sangue. Un risultato che però solleva diversi dubbi. L'accesso a questo portale, a questa app, dovrà essere effettuato attraverso SPID, attraverso CIE piuttosto che la Carta Nazionale dei Servizi, e questo probabilmente impedirà a qualcuno di poter accedere in maniera fruibile, in maniera veloce e semplice alla donazione, e di conseguenza uno degli obiettivi che ci siamo posti come Fides Vicenza è quello di andare a cercare un po' di coadiuvare questo passaggio e di potenziare quella che è la chiamata associativa. Fides crede molto nei giovani e sul messaggio che può arrivare dai social. E c'è la prima influencer vicentina che porta la voce del dono. Miss per la vita, Gaia Gonzato, 20 anni, studentessa di scienze infermieristiche all'Università di Vicenza, che è pronta a fare la sua parte. Credo che il coinvolgimento dei giovani sia fondamentale sia per avere un ricambio generazionale, sia vista la crescita demografica bassa che c'è in questi anni e quindi la probabile necessità di molto più sangue rispetto agli anni passati. Della mia vecchia classe eravamo in 22 e solo due siamo poi diventate donatrici di sangue, il che è ancora troppo poco e probabilmente ciò è legato anche a una disinformazione dei giovani riguardo a tutto l'iter della donazione e anche alla continua e costante necessità di sangue. Spero quindi nel mio piccolo di poter aiutare e poter essere testimone di questa realtà. Buon Natale a tutti!